Signor Mutolo, io ho una grande curiosità. Nel 1943, quando le forze armate americane e inglesi sbarcano in Sicilia, secondo la storia, ci fu un grande aiuto dai grandi boss di Cosa Nostra che vennero liberati qualche mese prima dalle prigioni di Favignana. Lei ha vissuto in quel mondo, in quella cerchia, dei personaggi di primo spessore del sistema criminale, ma, che racconto c'era di quella vicenda? Del 1943 e se ne parlava del ruolo svolto dalla mafia nell'aiutare gli alleati, oppure è soltanto una leggenda inventata dagli storici e dai giornalisti? Io ero intorno al 1965, ero con un certo Eralmo Valenza di Borgetto, era il sindaco di Borgetto, c'era anche suo fratello, c'era un certo Alberti, che dopo questo andò in America, c'erano tutti i corleonesi, perché io ero sempre nel braccio dei corleonesi. Comunque, e a volte parlavo. Questo sindaco che era in galera per associazione, effettivamente loro in quel periodo si parlava che erano contro il governo perché il governo stava cambiando oppure aveva cambiato, diciamo, quegli accordi che avevano preso negli anni, diciamo, 43, 44, 45. Quindi e qualcuno si lamentava, però parlavano anche di Cecco Russo, di Calogero Pizzi, così si parlava, però io non è che ero interessato, io magari ascoltavo qualche discussione che avevano loro, però io dopo, con gli anni che ho fatto più esperienza, ho capito che effettivamente lo sbarco americano è stato agevolato, diciamo, della mafia, insomma, e specialmente dall'Aikio Lucano. Lei ha vissuto poi gli anni successivi, quando dopo la prima guerra di mafia i corleonesi a poco prendono, come dire, il potere in Sicilia. Ma quel rapporto con l'America si è interrotto o in qualche modo anche per affari semplici, per i traffici, è continuato ad esistere? Guardi, politicamente non lo so, però nella mafia quel rapporto c'era, anzi si era rafforzato, perché diciamo tutti i gangster americani, diciamo la mafia americana, erano quasi tutti siciliani. Io mi ricordo che nel 64 c'era in galera Frecchi Tettita, Frecchi Coppola, con tutti quelli, Mangadino, Massala, i famosi, i primi che avevano buttato fuori dell'America che l'avevano espulsi, va bene, perché erano imputati per associazione a delinquere e traffico di droga, però allora non è che la droga si pagava tanto, lei pensa che quando hanno fatto il processo hanno preso 3 anni, c'era pure un certo persone di Trapani, Massala, di Castellammare, Gioi Bonventre di Castellammare, che non voleva tanto bene a me perché io ero piccolino, esatto, io avevo 25 anni, quindi io ci raccontavo sempre questo, che per addormentarsi voleva raccontare un film ogni sera, però io me lo inventavo, mi inventavo quattro chiacchiere, insomma, perché allora c'erano i film quasi americani, quindi i banditi, e lui si addormentava. E questo era un grande personaggio, perché era, diciamo, padrino dei Rimi, e quindi a me che mi voleva bene, perché io ogni sera ci davo la camomilla per farla addormentare, però io ero giovane, insomma, lui era anziana, e rassomigliava a Papa Giovanni, che era completamente il socio di Papa Giovanni, e mi ricordo che Franci Coppola aveva un carattere diverso, era quello che ci faceva scherzare sempre, e a volte ci diceva: "Ah, i bei soldi li abbiamo guadagnati in America", e lui diceva: "Stai zitto, perché ci sono le virgospie", insomma. Però erano, insomma, la mafia siciliana e la mafia
americana era completamente quasi tutt'una, soltanto che noi eravamo i palermitani ed eravamo quelli, diciamo, più quelli di che regolavamo meglio, diciamo, avevamo un comportamento buono, perché diciamo c'era Gaetano Badalamenti negli anni a venire non era d'accordo a mettere soldi nelle banche, perché dice che le banche erano usurali e quindi l'usura, la mafia palermitana non era a favore né della prostituzione e nemmeno dell'usura. Quindi noi queste due cose non le abbiamo mai, diciamo, messe in atto. Invece in America già c'erano tanti idoli americani che avevano le case da gioco, la prostituzione, insomma, è un fatto reale questo. Però i rapporti ci sono stati sempre. Guarda, io mi ricordo che nell'82, passando da un'epoca all'altro, e mentre ero io a Partano Mondello, è venuto John Gambino con un certo Rosario Nanio, che questo Rosario Nanio era un mafioso di San Lorenzo, però come mandamento, diciamo, era allora Ricco Bono, quindi è venuto nel capomandamento. Perché? Perché erano successi quei due omicidi importanti, diciamo quello di Stefano Bontadi e quello di Salvatore Inzerillo, e Paolo Castellani, diciamo, ha mandato a questi due per dire: ma cosa sta succedendo a Palermo? E dopo si sono accompagnati da Michele Greco, si è riunita la commissione e ci hanno dato le direttive che io, insomma, dopo nel tempo ho saputo così. Peraltro lei ha citato Rosario Naimo, che nel tempo, negli anni successivi, sarà uno di quelli che sosterrà nuovamente, a distanza di 40 anni, la possibilità di rendere indipendente la Sicilia, perché spunta di nuovo questo progetto di rendere indipendente la Sicilia. È proprio Naimo che parla di questa cosa qui. Guardi, io a Rosario Naimo, io lo conoscevo da ragazzo, e pensa che lui negli anni 60 già era mafioso, però io non ero un mafioso. Però io ci facevo qualche favo da lui, ci bruciavo qualche magazzino e minacciavo ai camonisti che allora facevano dei movimenti terra, e mi diceva: ferma quello, è minaccio, ci dice di non venire qua, altrimenti ci spariamo. Dopo lui è partito verso il 65, è diventato ricco, insomma, là fu il primo, diciamo, a fare il traffico di droga con Mimmo Coppola, con uno dei Coppola. E ha investito bene, perché ha investito, diciamo, nelle case da gioco, nei nighty. Lui, quando è venuto nell'82, mi ha detto, perché ci conosciamo da ragazzi, mi ha detto: Gaspare, ma che fai qua? Dice: ma perché non vieni in America? Là, dice, si guadagnano i soldi, dice, stanno in macchina. E io ci ho detto: ma come faccio a venire con questo casino che c'è qua, insomma, in Sicilia? Però io non è che sapevo il progetto completamente che avevano i corleonesi, va bene, perché i corleonesi, diciamo, hanno preso possesso a Palermo quando è successo la strage di Viale Lazio. Quando succede la strage di Viale Lazio, che muore Bagarella, esatto dopo, Luciano Ligio si è imposto, diciamo, con il famoso triumvirato e dopo con la commissione, a dire: a Palermo c'è il sangue dei corleonesi e noi, in tutti i traffici, noi vogliamo entrare. Infatti sono entrati in tutti i traffici Luciano Ligio. Però dopo, diciamo, Salvatore Lina ha fatto quella strategia che purtroppo è stata sbagliata. Lei, peraltro, diciamo, a lei dobbiamo riconoscere il coraggio di avere svelato per primo, addirittura superando quel muro che neanche Buscetta aveva voluto superare, cioè raccontare le interconnessioni fra le istituzioni e la mafia. E quanto pensa sia stato fondamentale, diciamo, guardandolo ora a distanza di tanti anni, la sua collaborazione con il giudice Borsellino? Perché, diciamo, questo è un momento fondamentale della sua vita anche, no? Sì, sì. Guardi, io quando ho parlato con Falcone, perché io Falcone e Borsellino
li conoscevo a Borsellino, lo conoscevo dal 76, a Falcone dell'80. Quando io decido di collaborare, io mando a chiamare a Falcone e le dico: io voglio collaborare, ma voglio collaborare diverso di come ha collaborato Buscetta, Contorno, Mannoia. Io voglio recidere proprio questo cordone che c'è. Io incomincio a collaborare dal suo ufficio e vado a finire a Roma da Carnevale. E lui si stupì. Insieme a lui c'era, che è ancora vivo, questo personaggio, un altro giudice, un certo Gian Nicola Sinisi, e dice: dal mio ufficio. Ti ha detto sì, dal suo ufficio, e vado a finire a Roma. Io non voglio partire, perché effettivamente, come dice lei, diciamo, il discorso si era chiuso quando ha collaborato Buscetta nell'84 e che dopo viene seguito da Contorno e Mannoia. Dopo la strage dei familiari di Mannoia, che hanno ucciso quelle tre donne, ma non c'era più nessuno che voleva collaborare, esatto. Quindi io ho aperto un altro discorso che purtroppo Buscetta non aveva aperto, perché Buscetta, guardi, perché se noi parliamo di 11 anni prima, del 73, nel 1973, le stesse dichiarazioni che fa Buscetta li fa un certo Vitale, Leuccio Vitale, Leonardo Vitale, Che viene però preso per come è pazzo. finito nel 73? Che condannano solo a Vitale per pazzo. Perché la collusione che c'era tra la mafia e i poteri forti della magistratura, dei politici, era forte, esatto. Quindi dopo 10 anni collabora Buscetta con Falcone e si fa il massiprocesso. Io ho avuto tutti i mandati di cattura che fece Falcone, io li ho avuto tutti, io non è che avevo rapporti, diciamo, c'era un rapporto di simpatia con Falcone perché Falcone perseguitava soltanto a me della mia famiglia, va bene? E io non è che ero tanto loquace che parlavo, io ci dicevo: mi chiamo Gaspare Mutolo, sono nato a Palermo, sono innocente. Lui si metteva a ridere perché dopo la prima volta, la seconda volta, insomma, però è nato. Lei pensa che un giorno, dopo un interrogatorio, che c'era anche l'avvocato Francesco Izzurillo e un altro avvocato, un ex giudice che non ricordo come si chiama, e dopo che lui mi interroga, io ci faccio sempre la stessa litania: mi chiamo Gaspare Mutolo, sono nato a Palermo, sono innocente. Ci ho detto: non si beve? E lui allora si alzò dal tavolino, ha preso il bicchiere e ci ha offerto un pochettino di whisky, no? Insomma, per dire, ma c'era una simpatia che quando io dopo ho deciso di collaborare, ho collaborato a lui perché sapevo che lui era completamente contro la mafia, contro il male, contro il fatto. Infatti io chiamai a lui, però lui, siccome era a Roma e non poteva raccogliere, dice: parla con Borsellino. E dopo nacque quel rapporto con Borsellino, che già io conoscevo. Però c'erano degli impedimenti che si sono dovute superare, infatti si sono persi più di 6 mesi, va bene, però ho vinto io perché io ero deciso a dire: o parlo con Borsellino oppure non parlo con nescuno. Dopo Vigna escogitò di usa tangemma, che mi fece fare una dichiarazione importante: io sono mafioso, e dopo così hanno superato, diciamo, l'ostacolo che c'era al Tribunale di Palermo, che c'era, credo, il procuratore Gianmarco, che dice: no, dice Mutolo, dice, dobbiamo scegliere noi con chi deve parlare, non lui. E io ho detto: io non collaboro, non mi interessa niente. Incredibile. Infatti, più di una volta era venuto Di Gennaro a dire: poi, no, se non viene Borsellino. E così, insomma, anche dopo la mia collaborazione, purtroppo dopo quattro dichiarazioni con Borsellino, succede quella strage in Via D'Amelio, e dopo viene Natale, mi dice: vuoi collaborare ancora? No. Ti ho detto: ora c'ho motivi in più per collaborare. E così ho collaborato. Però io ho collaborato non è perché avevo paura, perché
perché vedevo che la mafia non era più quella di una volta. Cioè, avevo sentito che avevano strangolato a una donna incinta e avevano sparato a quelle tre donne della famiglia che ti mannoia, ma prima queste cose non si facevano, quindi io non mi sono sentito mai un traditore, io ho ripudiato, io ho rinnegato quello che era la mafia moderna, il padre che dà consenso di uccidere alla figlia o fratelli che uccidono sorelle. Insomma, c'era un macello, nipote che sparavano agli zii, insomma, fatti reali, insomma, che uno purtroppo ora a Mezzasarena li potrebbe quantificare, esatto. La mafia ormai non era più gestita da uomini, erano diventate peggio delle bestie. Io mi ricordo che mentre si giocava a carte, io, Luciano Ligio, con Mariano Agate, viene Lucchesi, Antonino, che avevano ucciso la moglie in un bar a Don Bosco, a Piazza Tranquille, e con la fotografia della moglie, dice, guarda, dice, ci volevano tirare la borsetta, dice, però noi sapevamo già che non era stato un drogato. Però Luciano Ligio così ci fa dire, a questi drogati si dovrebbero uccidere da tutti. E io dico, zio Luciano, ma prima che si dovrebbero uccidere i trafficanti di droga, perché se ci sono i drogati è colpa dei trafficanti. E mi guardò un pochettino con gli occhi, però siccome anche Luciano Ligio mi voleva bene perché io ci facevo il cantone, ero autorizzato, insomma, stavo con lui io. E la sera, il giorno stavamo in una cella che ti ripeto che c'erano Giuseppe Ligio, Luca Ligio, Giambalbo, e Provenzano, il fratello di Salvatore Provenzano, insomma, tutti corleonesi. Io ero l'unico palermitano che ha autorizzato Dalmina di stare sempre in mezzo ai corleonesi. Ora, però, vorrei parlare un po' della sua attività artistica, perché lei ha trovato una nuova dimensione con la pittura. Com'è nata questa passione per la pittura, signor Muto? Allora, io parlando con lei ormai vivo per la pittura. Io da quando sono vedovo, e ormai la mia vita si è racchiuso qui, io a questi 7 anni che sono vedovo, e mi sono chiuso completamente in quattro muri, non frequento, per me esiste ormai la musica e la pittura. Io mi accendo alla mattina alla radio e incomincio a dipingere. A volte la musica mi dà quella spinta di ricordare cose antiche, però questa mia passione era venuta dal 1982, quando Falcone ha preso un po', insomma, siccome no, no, nell'83-84, insomma, quando iniziarono i primi arresti, che dopo si è sviluppato il masseprocesso, siamo intorno all'82, a me mi portano a Firenze, a Sollicciano, con altri 18-19 detenuti, tutti mafiosi, perché Falcone aveva spasso, dice, man mano che arrestavano, perché il masseprocesso, diciamo, erano tanti in rapporto, i 161 che fu il primo, dopo 80, dopo 40, insomma, che dopo erano stati 700 e dopo li hanno divisi in tre tronconi, esatto, primo, secondo e terzo. Quindi Falcone, che già sapeva che tante persone dovevano essere arrestate, man mano che li arrestava a 20, a 30, a 15, a 18, li mandava in quasi tutti i carceri d'Italia. Io sono andato a finire a Sollicciano e ho conosciuto un certo Mungo, che di soprannome si fa chiamare lui l'Aragonese, che era un pittore che aveva ucciso la moglie, e ogni mattina io stavo nella sua cella, guardavo quei dipinti che lui aveva appeso e rimanevo incantato. Un giorno ci faccio sentire, perché io sono stato sempre appassionato di dipinti, però li compravo, insomma, io prima non è che avevo problemi di soldi, quindi questa mia passione li compravo.
Allora lui mi fa, senti, dice, se tu dici, ci sono dei trucchi che uno dice per iniziare, però dice, deve passare con me, in cella con me. Allora io che ce l'ho detto ai miei compagni, domani io voglio passare da uno, e quelli, ma che sei matto, quello ha ucciso la moglie, perché questi uomini che uccidono le donne, almeno noi mafiosi, non li guardavamo di buon occhio. Però io ci ho detto, no, no, non mi interessa niente, io vado là perché voglio vedere se riesco a dipingere. E quindi mi è nata questa passione, però facevo soltanto alberi allora, perché iniziando non è... Tanto che un cugino mio, un giorno, che io sempre facevo alberi e mandavo a casa mia, mi dice, Gaspare, non mandare più alberi, perché dice, se prendono fuoco si incendia tutto il palazzo. E quindi così questa mia passione, anche quando sono uscito, io sempre ho avuto il cavalletto, però ora da quando sono, diciamo, vedovo, diciamo, c'ho una curatrice, che c'è una pagina in cui lei mi cura e tutte queste cose. Insomma, io ormai, in sostanza, io vivo per me questi pochi anni che mi rimangono e per la pittura. E per questo percorso che io mi sono messo in testa di poter, cioè dire ai giovani, state attenti, non vi buttate nella malavita, non è perché non conviene, perché uno o muore giovane o muore in galera. E se hanno anche i soldi, va bene, il governo li sequestra. Quindi io, per me è una missione. Ho colto in pieno il suo appello, però a questo punto le vorrei chiedere un altro appello. Lei, diciamo, si è occupato anche di traffico di stupefacenti nella sua carriera, diciamo, professionalmente l'ha fatto. Lei ha rapporti col famoso raffinatore thailandese, non mi ricordo in questo come si Con chiama, Maghimbe, sì. Kim. Ora, lei ha parlato dei giovani, state attenti a non finire alla criminalità, ma visto che lei, diciamo, sa che cos'è la droga e che danni può fare, non può lanciare anche dal nostro canale un appello ai giovani a non finire la droga, perché Palermo per adesso muoiono tantissimi giovani per il crack e sembra che non ci possa essere rimedio. Io qualche 3 anni fa, dopo che ero vedovo, ho fatto un sogno. Mi sono sognato una scena di Quo Vadis, quando San Pietro stava andando via e sente quella voce in via Appia a Roma, insomma. Io mi sveglio sognando questa cosa, sto qualche 2 ore seduto nel letto e mi viene in mente. E mi venne in mente di io parlare con le mamme, con le mogli dei mafiosi per dire state attenti, ma uscite, specialmente i giovani, i figli, ditele che non diventano mafiosi, mettetevi sulla retta via. E io da quel momento, cosa che non avevo fatto mai, ho deciso di fare questo percorso, infatti mi sono tolto la maschera, infatti io sono andato più volte a Palermo, a Mondello, guarda, a me quello che mi è successo a Mondello, che mi hanno autorizzato di poterlo dire questo, altrimenti non mi avrei permesso mai, insomma, di dirlo. Io ho visto una signora, e dopo l'ho visto con la figlia, che quando io ho collaborato hanno letto che io ho partecipato, diciamo, nell'uccisione del padre, perché io parlo del 74, esatto, questo omicidio viene a Partanna Mondello, siccome diciamo, quando succedevano questi omicidi, cioè le persone di zona erano come copertura, però i killer a volte, quasi sempre che si facevano a viso scoperto, erano sempre personaggi di altri borgate. In quell'omicidio partecipò Salvatore Inzerillo e un certo Michelangelo La Barbera, mentre io con altri della mia famiglia mafiosa eravamo là con le armi se per caso passavano persone e si arrivava a polizia, insomma. Però questi avevano vissuto, diciamo, nell'incubo che avrebbe potuto succedere un altro omicidio, esatto. Io quando ho parlato, ho raccontato di questo omicidio, anche perché, diciamo, la persona uccisa, che era un certo Guglielmo,
mi voleva bene a me, però io non è che ero in grado di poter fermare la decisione insomma, era un omicidio fatto per motivi antilocati, di mafia, esatto. Però queste persone hanno capito che mentre prima vivevano nell'incubo che avrebbe potuto succedere un altro omicidio, invece io ho raccontato che quello è stato un caso isolato. Comunque la bambina cresce, perché la bambina aveva 9 anni allora, si sposa, ha una figlia che è una psicologa. Queste persone mi hanno voluto vedere, cioè mi hanno perdonato, hanno capito che il sistema che è mafioso non è che c'erano cose personali. Vabbè, e quindi io quello che dico è facile odiare per come tante persone ci sono che sono contro i collaboratori, ma dovrebbero essere, no, anzi, dovrebbero apprezzare i collaboratori. È vero che sono degli assassini, perché io lo dico, io sono stato un assassino, ma io ero in un sistema, va bene, per come ha detto il giudice Palamara, va bene, che anche fra i giudici, quando dovevano fare delle cose, c'erano dei sistemi. Io ero in un sistema mafioso che se mi ordinavano di uccidere non è che potevo evitare. Però io ero uno che mi adoperavo nel bene, infatti ci sono persone che io ho salvato, insieme a Salvatore Lo Piccolo, insieme a qualche altro mafioso, insomma, che è ancora in vita. Io ero per esempio un mafioso che non mi litigavo mai, perché sapevo che se mi davano uno schiaffo, quello moriva. Io una volta a Valdese vengo tamponato. Stava Mondello a mangiare Aspetta, il non lo polpo, ricredo. il Ricci. Questo io ci ho dovuto fare l'assicurazione. Lui mi ha tamponato e io ci ho dovuto fare l'assicurazione perché si voleva litigare con me, tipo che era malandrino. Io ci ho dovuto fare l'assicurazione, però la sera, verso le 11, sento bussare nel campanello e mia moglie mi dice: vai a aprire che ci sono le guardie. Invece io ho guardato. Di là che capivo che si guardava il video ed era quello che io avevo fatto l'assicurazione, che poverino sa con chi si era informato magari per farsi bello, e mi ha detto: mi perdoni, mi scusi, sai, insomma, io ti ho detto: ma se ne vada, straccia tutto, non è, Non è per successo dire, niente. io evitavo di litigare. Ma ora, diciamo, Salvatore Irina è morto, Provenzano è morto, Messina Denaro è in carcere e sta morendo, diciamoci la verità. Ora, cosa sarà la mafia del futuro? Continua a esistere la mafia o è un soggetto sociale fuori dal tempo? Guardi, io parlando con lei ho detto sempre e dico sempre che i capomafia sono stati sempre i palermitani, cioè questo è indiscusso, cioè non c'è un momento di storia che la mafia, perché la mafia palermitana, almeno io parlo di quella mafia che conosco io, esatto, era quella più raffinata, più quelle che non si toccavano le donne, non si toccavano i bambini, cioè dopo questo è stato finito. Comunque io però, parlando di Messina Denaro, sempre nelle mie interviste ho detto: ma un mafioso, un capo mafia, cioè, ma sì, Messina Denaro è uno che purtroppo è importante, un mafioso importante, insomma, però non lo vedo come un capo mafia importante, perché non esiste che un capo mafia a tutte queste donne o una figlia che non, cioè almeno il comportamento, io penso che il capomafia, che ci sarà sicuramente una persona che, perché la mafia purtroppo io me ne sono accorto poco tempo fa, va bene che la mentalità è sempre quella, bisogna fare ancora tanti sacrifici per fare ragionare le persone che è meglio vivere nel bene. Va bene, non nel male, perché i soldi, noi abbiamo due cose bellissime, guardi, la salute e la libertà, che non hanno pezzi, che noi l'apprezziamo quando li perdiamo, o quando uno è in galera, o
oppure quando è ammalato. Perché c'è, io, guarda, io ho quasi 84 anni, ora a febbraio faccio 84 anni, esatto. Non ho soldi, perché però io vivo ormai, diciamo, sereno, felice, vivo della mia pittura, che molte persone anche della Sicilia, ma è di quasi di tutta Europa, mentre quando in Sicilia c'è quella mentalità ancora mafiosa, insomma. Io ho venduto quadri a Malta a figli di magistrati, avvocati, e mi hanno detto che li mettevano nel loro ufficio per dare l'esempio, per dire, perché mentre io fosse, lei forse non ci crede, ma ci sono tante persone di Palermo, della Sicilia, che a me mi scrivono, persone magari umili, persone importanti che apprezzano quello che ha fatto. Ci sono persone invece che mi dicono parolacce, palermitane, ma queste persone, guarda, io le racconto una cosa così tale. Io avrei il piacere di conoscere un certo Di Natale, Roberto Di Natale, che sicuramente sarà un ex poliziotto o un poliziotto, perché è stato uno che mi ha difeso ultimamente, che c'è stata una piccola baraonda in Via D'Amelio, in cui questo Di Natale ha detto ai suoi colleghi, che erano forse impazziti, insomma, mi dovevano, si sono inventati che mi hanno scacciato, che mi hanno detto parolacce, invece non è per niente, non è tutti chiacchiere, tutti. E questo Di Natale ci diceva ai suoi colleghi, guardi, ma sarebbero tutti come un Mutolo. Noi, Mutolo ha consegnato tutto, si è fatto la galera, si è comportato bene, va bene. Cioè, loro, noi purtroppo, i collaboratori, c'è stata una campagna bruttissima, diciamo, ne hanno parlato sempre male tutti, sia i magistrati, gli avvocati, i politici. No, non parliamo dei politici, perché i politici piano piano stanno distruggendo questo sistema, diciamo, che ci sono dei collaboratori. Piano piano ormai, quindi, la mafia si è fatta curva. La mafia non fa più rumore, per come aveva detto Provenzano, esatto, c'è una intercettazione di Provenzano dal 95-96, in cui diceva dobbiamo stare 7 anni senza fare rumore. Ha quasi 20 anni che non fanno rumore, quindi la mafia si è mescolata ormai nella vita, diciamo, moderna. Ma però secondo me fa ancora più male quando sparava, perché quando sparava faceva rumore, ognuno si guardava. Ora, per esempio, la mafia è entrata nell'economia e purtroppo non si rende conto che ci sono persone che non possono andare a fare la spesa, persone che dopo che studiano devono partire. Quindi la mafia, se veramente dovrebbe essere quella mafia che noi sogniamo, che le persone, io ho scritto l'ultimo libro che si chiama Cavalli di razza. Si sentivamo cavalli di razza perché eravamo diversi delle persone normali. Allora, la mafia dovrebbe portare il punto che quando uno studia non dovrebbe partire, andare all'estero per poter vivere. Dovrebbero fare in modo che in Sicilia dovrebbero nascere delle imprese, delle fabbriche per lavorare i siciliani. Invece la mafia non pensa a queste cose, pensa arricchirsi, a prendere sempre denaro, per come quando ero io mafioso, anche se ero un mafioso, diciamo, buono, però mi interessava soltanto il denaro. Ora invece mi interessa lo sguardo delle persone, che io quando guardo una persona, quelle persone pensano che io ho fatto del bene, ma io me ne accorgo degli occhi quando si compra un quadro. A volte ci sono persone che non hanno la possibilità di spendere quei pochi soldi del quadro e io ci dico alla mia curatrice, vai, faccio lo sconto, regalo, ma non è... Io ormai, la mia vita è quella, dipingere. Ormai questo anno, questi mesi, che non mi interessa niente. Perfetto, signor Mutolo, io a questo punto vorrei invitarla a salutarci come lei salutava Giovanni Falcone, perché a questo punto lei veramente lo può dire. Mi chiamo Gaspare Mutolo, ma io, e sono innocente. Ma io a Giovanni Falcone e a Salvatore
e a Paolo Borsellino, beh, anche a Salvatore Borsellino, perché anche Salvatore Borsellino mi ha imparato a essere sempre un uomo di seguire la via retta. Io andavo a Falcone, io lo guardavo sempre e ci diceva: buongiorno, sono innocente, va bene, con il sorriso, e lui mi rispettava, anche Borsellino, perché ci sono prove che queste persone, ma dopo io sono accattivante, guardi, io ho quella, anche se c'è qualcuno che è, però quando mi guardano e dicono che io sono accattivante. Comunque, io la ringrazio a lei che mi ha dato questa possibilità di parlare. Grazie a lei, signor Mutolo.